Benvenuti all'Entrepreneur Series dell'Executive Master in Finance edizione 2020. In questa edizione abbiamo un ospite d'eccezione, lo chef imprenditore Carlo Cracco. Carlo, grazie infinite di essere qui con noi. Ciao Alessia, grazie. È un piacere anche per me. La tua storia professionale ti ha portato a essere da chef stellato a imprenditore di successo. Quali sono le caratteristiche distintive della tua azienda? Sono l'evoluzione di un percorso di lavoro che parte ovviamente in cucina e poi va a finire fino, diciamo, all'ultimo stadio, che è quello della conduzione, no? Per cui è un percorso molto articolato, ma che alla fine prevede che tu possa arrangiarti ed essere tu imprenditore di te stesso. Il motto del nostro Executive Master in Finance è trasforma le sfide in opportunità. Dal tuo punto di vista, le aziende che operano nell'agribusiness, quali sfide dovranno affrontare oltre il 2020? Tante cose sono cambiate e tante cambieranno. E la sfida è da un lato conservare ciò che di più buono uno è riuscito a produrre e dall'altro cogliere tutte queste nuove opportunità e anche sfide per valorizzare ancora ciò che noi abbiamo nel nostro DNA o che abbiamo come bagaglio professionale. Tematica core dell'Executive Master in Finance di questa edizione è la sostenibilità. La tua azienda è molto attenta e proattiva sulle dimensioni, in particolar modo sociale e ambientale. Ci puoi raccontare come concretamente la tua azienda opera su queste due dimensioni? Già nel nostro lavoro il tema della sostenibilità, della responsabilità è un tema molto sentito, per cui l'aspettativa su questi temi è ancora più alta e non a caso avevamo deciso di prendere un'azienda agricola, perché l'azienda agricola è un modo per poter scegliere come fare determinate materie prime che poi useremo noi. È molto difficile da sviluppare proprio perché comporta molto lavoro in più, ma che si integra benissimo sul tema della sostenibilità e della responsabilità. Noi abbiamo unito a questo, a proposito di sostenibilità, ad esempio tutta la parte della carta, per cui abbiamo deciso di aderire a questo progetto che ha fatto questa cartiera, che inserisce all'interno della cellulosa un 15% di scarti alimentari. Alla fine di guidare i nostri partecipanti dell'Executive Master in Finance, che consigli daresti loro per sviluppare un approccio imprenditoriale nella gestione delle relative attività manageriali? Il coraggio di fare delle scelte, però tutto intorno e per poter sostenere quella scelta ho bisogno di far girare intorno tutte le altre scelte, tutte le altre opportunità. Qual è il ruolo del team e qual è il ruolo del leader nel perseguire gli obiettivi aziendali o di un progetto? Il ruolo del team è dato dal capo. Il manager è quello che fa la squadra e se la squadra rispecchia quelle che sono le tue aspettative, non ci sono mai grossi problemi. Se invece la squadra non è allineata o non è concentrata sugli stessi obiettivi, ogni tanto emergono delle figure più forti, altre figure un po' più deboli, ma che di fatto un po' rompono il termine di squadra. Se l'obiettivo è farne crescere uno, probabilmente ogni tanto bisogna anche sacrificare. Se si può, però, è sempre meglio includere e cercare di aumentare queste opportunità e soprattutto queste crescite, perché sono quelle che daranno poi il ricambio generazionale. Carlo, ti ringrazio sentitamente per la generosità con cui trasmetti tutti quanti i valori e le iniziative che stai svolgendo nella tua azienda. Veramente grazie di cuore di essere qui. Grazie a voi e grazie a te, Alessia.